Allora, ciao ragazzi, Ciao. facciamo questo video, ciao. Ciao. Allora, Ciao. stiamo registrando questo video per, insomma, per celebrare, anzi per fatto Ciao. celebrare, ciao, per celebrare un risultato che credo sia storico e importante, perché insomma, avervi così numerosi dopo aver avuto successo tra Humanitas, Cattolica e Campus è qualcosa che sicuramente rimarrà alla storia. Quindi, siccome spesso divulghiamo questi risultati attraverso la nostra pagina internet, la nostra pagina Facebook, e spesso ai risultati che divulghiamo manca la materia, mancano i volti dei protagonisti. E siccome siete qua numerosi a celebrare questo risultato, quale momento, insomma, non c'è un momento migliore che farlo adesso. Cioè, mi piacerebbe magari poter dare la possibilità a chi guarderà questo video di ascoltare dalla voce dei vincitori, freschi freschi. Siete freschi freschi di tassa pagata, vero? Ancora Come non si l'abbiamo sta? Come si sta dopo fatto. aver pagato una Senti, tassa? leggeri, leggeri proprio. Bravo, Serissimissimi. leggerissimo. Poi fa proprio così, fa. Esatto, quindi. I miei genitori un po' meno. Esatto, però non ditelo, non Però. ditelo. E quindi, no, niente, molto semplicemente, dato che qua dentro ci sono dei risultati importanti, mi piacerebbe chiedere, siete numerosi, ora non potete rispondere tutti, però chi di voi volesse, insomma, rispondere a una domanda molto semplice, cosa pensi ti abbia permesso di ottenere questo risultato? E niente, chi di voi, insomma, vuole fare avanti, ovviamente dichiari il successo dove l'ha ottenuto, se al campus italiano inglese, se la cattolica italiano inglese, l'umanità, quel che è, va bene? Chi è il coraggioso, la coraggiosa di turno che parte? A me farebbe piacere dire due parole. Vai. Allora, io sono entrata all'Humanitas. Aspetta che non ti vedo nella È Carlotta, già. Sono Carlotta. Ah, ciao Carola, ah, scusa Ciao. Carlotta, che siete tutti insieme, non capivo. Nessun Scusa problema. Carlotta, vai. Niente, io sono entrata all'Humanitas. Ovviamente in inglese perché ci sono in inglese. E la cosa che mi ha permesso, credo, di entrare all'Humanitas è assolutamente la perseveranza e la voglia di continuare, la grinta di studiare sempre perché arrivi, soprattutto visto che l'Humanitas è stato il primo test, comunque arrivi che ti stai ancora preparando per tutti gli altri. Quindi stai cercando di bilanciare tante lezioni. Stai cercando di bilanciare tante cose diverse che stai imparando, magari anche per la prima volta, e devi avere la grinta e il desiderio di arrivare, secondo me, e questo di sicuro Cordua me l'ha trasmesso moltissimo, cioè dal primo giorno, già anche dal memo, subito ci è stato detto, dovete arrivare, l'arrivo non è un obiettivo che forse posso arrivarci, forse no, cioè devi arrivarci. E quello di sicuro, cioè a me Cordua ha aiutato moltissimo, ovviamente oltre alla parte didattica, tutte le cose che ho imparato, ma anche moltissimo per il mio approccio allo studio e la mentalità con cui io mi sedevo e studiavo tutte le sere, diciamo tutti i giorni comunque, e mi dedicavo allo studio, perché c'era proprio la sete del successo, la voglia di andare bene, di vedere anche comunque gli altri andare bene, quindi anche di aiutarci a vicenda. Con la bacheca acquisita e tutto il resto. E sì, anche, cioè, questo di sicuro mi ha aiutato moltissimo. E Beh, niente. complimenti, anche perché Grazie. stanno. Il sapore dell'umanità è stato diverso perché ha terrorizzato più di qualcuno quest'anno quel Sì, test. abbastanza. Quindi Esatto. sì, questa è stata la mia esperienza. Grazie Carlotta, grazie Nessun Carlotta. problema. Va bene, poi chi altri ci vuole raccontare la sua esperienza? Posso parlare io? Vai, Fa. Vai, Francesca. Allora, io sono entrata alla Cattolica in italiano e devo dire, cioè, io sono una che ho fatto sempre tutti i rossi alla Cattolica, ok? E anche alle statali ho preso qualche giallo, ma più Aspetta, scusa, che spiego questo perché nel mondo, se no siamo sembriamo in una, insomma, un po' quarta. sembra una setta, esatto. No, diciamolo che usiamo uno strumento interno che permette attraverso la colorazione di un semaforo, verde, giallo, rosso, di capire il proprio livello di competitività. Chiuso parentesi. Vai, quindi tu dicevi, ti sei fatta una riga di rossi.
Esatto, quindi io comunque c'erano giorni in cui ero demoralizzata al massimo, però la cosa che mi ha aiutato è più che altro avere sempre, cioè fare sempre tutto col sorriso, cioè nel senso non buttarmi mai giù, perché nonostante non avesse avuto, diciamo, grandi successi per quanto riguarda il lavoro da casa, no? Ero comunque, cioè volevo sempre sapere di più, non ero mai contenta, cioè non era mai abbastanza, per me tutto ciò che facevo non era mai abbastanza. E comunque ciò che ho fatto, cioè io comunque continuo a dire che non è possibile, cioè nel senso che anche se mi sono impegnata tanto, non è mai abbastanza, bisogna sempre fare di più. E poi ovviamente io mi sedevo a studiare con la voglia di imparare, cioè io non ho mai, nel senso non era un peso, io lo facevo con gioia, con felicità, io anche se rimanevo a studiare fino a tardi, lo facevo proprio perché avevo voglia di farlo, non ho mai visto come un obbligo esterno, cioè era una cosa mia, è una cosa che ormai era mia, cioè, anche se, che ne so, i miei genitori dicevano no, ma studi troppo, per me non era mai abbastanza, dovevo sempre fare di più. E quindi bello, questo mi è molto, molto bello quello che dice. Mi auguro che ti e vi rimanga sta fame, sto desiderio di, perché saranno sempre molto di più le cose che non conosciamo rispetto a quelle che conosciamo. State sereni. Quindi, no, bello, grazie Francesca. Allora, c'è un maschietto, qua parlano solo le donne. È vero che l'intelligenza è femminile, però un po' pure noi, dai. Oh. Cioè, parlo qua. Io, dai. Vai Pier. Allora, io sono entrato al campus in italiano, alla Cattolica in italiano, all'Unica Millus in inglese. E complimenti. Come Francesca prima, alle simulazioni penso di aver fatto forse 3 semafori positivi. Ho nel mio reportone è bello il record del 50 rossi che mi sono portato per tutto l'inverno. Però il giorno del test, quello che forse mi ha dato una marcia in più è stato scordarmi il reportone. Cioè concentrarmi sul test, perché là conta come approcci il test, con quanta determinazione, quanta adrenalina ci metti e non il punteggio alla simulazione. E durante l'anno mi ripetevo, se le sbaglio tutte ma le imparo tutte al test non posso sbagliare. E alla fine è andata bene. Bene così, ed è giusto che sia così. Posso parlare io? Absolutely. Vai. Allora, io sono entrata sia alla Cattolica in italiano che al campus in italiano e penso che la cosa che mi abbia portato a fare meglio al campus soprattutto è stato l'impatto con la Cattolica, perché per me era il primo test. Mi sono seduta là e ho detto ok, le simulazioni non mi andavano tutte bene, ora mi siedo qua, mi gioco tutto quello che ho imparato in quest'anno. E ricordo che quando sono uscita ero scioccata, sono rimasta tipo traumatizzata, ho pensato ok, ora che faccio? Ero rimasta male pensando di non entrare, infatti il successo della Cattolica per me è stato qualcosa di inequiparabile, perché quando ho visto quando ho capito di essere dei primi 300, ricordo di aver gridato Dio ce l'ho fatta, perché non ci credevo nemmeno io, nonostante le notti di studio, perché io comunque, essendo liceale, ho dovuto fare anche la maturità, ricorderò per sempre le sere dopo, oddio, domani ho l'interrogazione di latino e a ripetere per Cordua biologia e chimica. Però è servita a qualcosa, perché ricordo come mi sono seduta al campus, ho pensato, ok, la Cattolica è andata in quel modo, penso di averla fatta male, al campus devo fare meglio. Infatti ho fatto il punteggio più alto che io abbia mai fatto in una simulazione del campus. Ricordo che le ultime simulazioni del campus non volevo più fare il test, perché facevo da 50 a 55 e ho pensato ok, basta, non lo faccio più. Poi sono arrivata là e ho preso quell'80,6 come se fosse chissà che, e quindi è quello che mi ha aiutato, la dedizione, qualcuno che ti fasse per me, perché ho avuto i professori sempre a dire vai, ce la puoi fare, con Simona che ripeteva per matematica e fisica, soprattutto chi fa campus. E io infatti ho fatto 15 su 15 in matematica e fisica, e quello per me è stato la parte più bella. Quindi bisogna sempre crederci, anche quando qualcosa va male, perché io pensavo fosse andata male la Cattolica, bisogna subito rialzarsi, perché altrimenti se io non mi fossi rialzata, io al campus non sarei entrata. Bisogna sempre credere in se stessi. È fighissimo quello che stiamo facendo, immaginavo che avevate qualcosa da condividere, e vi dirò di più. Ora è giustamente un piccolo video che vuole essere giusto così di divulgazione, di condivisione del grande successo avuto in questo 2020, che è stato un anno che, al di là dei test di medicina, ricorderemo anche per altri motivi. Però vi do una buona notizia. Ci sarà modo, per chi di voi vorrà, di fare un'intervista a testa, così non ignoriamo nessuno, perché ora
volevo giusto dedicare pochi minuti a questo, anche perché c'è una sorpresa che ora vi dirò dopo aver chiuso sta parentesi. È il 23 ottobre, è una data che vi gusta per fare una festa? È il mio compleanno! Preciso, ho scelto per quello, Sara. Non il 23 immaginavo. Ottobre vi sto dando un'anticipazione, sarà l'occasione per la nostra festa di fine anno, la facciamo ogni anno a ottobre, abbiamo scelto questa data così da potervi vedere di persona. Ale? C'è open bar? Per gli altri no, ma te lo offro io. Stiamo discutendo, stiamo ancora discutendo se farlo open bar, perché io mi fido poco di alcuni personaggi, perché con l'open bar sì. Deve rimanere la festa, capito? Non deve essere motivo di devasto. Ora, al di là di questo, quindi vi daremo poi indicazioni sul 23 ottobre, ma è una data che insomma, sarebbe bello poterci permettere, insomma, salvo condizioni, restrizioni sanitarie che mi auguro non ci siano, però se riuscissimo a vederci, dato che è stata l'annata fatta praticamente online, sarebbe bello poter dedicare uno stesso momento in cui poter celebrare questo grande risultato ottenuto, ok? Quindi niente, allora io in questa fase, allora interrompo la registrazione e poi vi do un'altra informazione. Eccolo qua.